se pensate che nessuno possa rubarvi il naso, allora vi sbagliate di grosso. Una simile vicenda accadde da queste parti in tempi non sospetti. Pare che tutti gli abitanti del posto, svegliandosi una mattina, si ritrovarono senza naso, dal sindaco al maresciallo, dal calzolaio alla panettiera. La cosa fece naturalmente scalpore, ma i sospetti si concentrarono presto su un'unica persona. Giù per una strada stretta e tortuosa abitava difatti un uomo con le mani lunghe e il viso completamente piatto. A stento sporgevano le labbra e gli occhi. Essendo nato senza naso, quindi l'unico a non poter essere stato derubato, da sempre andava in giro con una specie di protesi di latta avvitata agli zigomi. Quando i gendarmi fecero irruzione nella sua casa, con grande sorpresa non trovarono alcun indizio che potesse accusarlo. «Dove pensa che siano finiti i nostri nasi?» «Oh beh, io non ce l'ho mai avuto un naso», disse l'uomo facendosi beffa di quei disperati. Intanto, lontano dal paese, un carro trainato da 6 asini s'allontanava per sempre. Dentro grossi sacchi, accatastate alla rinfusa, alcune centinaia di nasi si annusavano a vicenda, senza più riconoscersi.